Benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e mi trovo di nuovo al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. In questo preciso istante sono allo stand di Netgear con il buon amico Luca e voglio farvi vedere un po' di prodotti molto interessanti. Interessanti. Partiamo subito con i prodotti della linea Arlo. Assistente! Grazie. Questo è Arlo, ve ne avevamo già parlato un po' di tempo fa. È una videocamera, una webcam per la sorveglianza domestica che si può attaccare velocissimamente a questo supporto magnetico. In questo modo potete regolarne l'inquadratura senza problemi. Mi sento osservata come se fossi una... in un acquario. Molto bene. È una webcam wireless. Non ha bisogno di fili, ha semplicemente bisogno di una connessione wifi, perché solo attraverso quella potrete monitorare la vostra casa. Passiamo ora all'evoluzione di Arlo, si tratta di Arlo Go. Grazie, assistente, prendi questo? Grazie mille. Arlo Go invece, rispetto alla classica Arlo, non ha bisogno di connessione wifi, ma al suo interno una piccola SIM. Più in alto mi dicono, al suo interno una piccola SIM che permette di collegarvi anche in case oppure luoghi dove non c'è nessun tipo di connessione. Facciamo un esempio: siete molto molto ricchi e avete lo chalet in montagna e non avete la connessione internet, oppure avete casa al mare, avete la barca, avete... che cosa possono avere ancora senza connessione, Luca? Il garage, la cantina, l'ufficio. L'ufficio c'è wifi, vabbè, comunque inventatevi un posto dove non c'è wifi. Potete usare questa Arlo Go e monitorare sempre i vostri spazi, in modo che se vi stanno rubando le cose potete piangere con grande gioia o mandare qualcuno a verificare cosa sta accadendo. Questo è veramente un prodotto molto interessante. Tra l'altro è anche waterproof, potete quindi usarlo in ambienti esterni, anche se piove non dovrebbe succedere niente. Ultimo prodotto, al contrario me lo dai, non fargli vedere il sedere che è scortese. Si tratta di Arlo Baby, è un sistema di monitoraggio per i vostri bambini, ma anche per gli adulti, perché a me piace tantissimo, io lo comprerò sicuro. Oltre a monitorare il bambino, come dicevo, può anche verificare se c'è presente della CO2 all'interno della stanza. Inoltre è molto carino perché ha queste piccole personalizzazioni di gomma che lo possono far diventare un animale. Qui abbiamo un coniglietto. Qua dietro abbiamo anche la versione cagnolosa, questo invece è il gattino, ma sono troppo carini, io li voglio tutti. Inoltre potete settargli l'inquadratura in modo molto semplice, in quanto hanno un piccolo binarietto che permette di regolare l'inquadratura in questo modo e in questo modo. Ora però passiamo agli altri prodotti. Secondo prodotto delle meraviglie qui allo stand di Netgear è Nighthawk M1. Si tratta di un hotspot che vi permetterà di navigare fino a 1 giga al secondo. Una velocità fighissima, lo vorrei avere anch'io. Peccato che è disponibile solo e soltanto in Australia per il momento e solo su abbonamento. Il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 299 euro. L'ultimo prodotto di Netgear che vi voglio far vedere è Orbi. Orbi è un router che si mette in casa e può essere collegato ad altri Orbi come lui. Che cosa permette di fare Orbi? Vi darà una potenza di segnale all'interno della casa che è praticamente illimitata. Se avete una casa molto molto grande e avete un router solo, quando vi allontanerete da questo router, magari andando nella camera da letto da qualsiasi altra parte, il segnale si indebolirà e quindi farete fatica a navigare. Con Orbi invece, collegandone più di uno contemporaneamente, avrete sempre un segnale molto forte e molto stabile. Vi faccio un altro esempio: se siete in casa con lo smartphone e state navigando in wifi, il telefono si collegherà ogni volta all'Orbi che ha il segnale migliore di tutti, in modo da avere sempre una connessione stabile. Vabbè, io ho la casa da 50 metri quadrati, me ne basta uno in poche parole. Peccato però per il prezzo, che si aggira intorno ai 450 euro. All'interno della confezione troverete 2 Orbi. Dallo stand di Netgear è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!